pitture. Via. Signori, voglio continuare. Duca, ma voi non siete Mancino. Voglio continuare. Al. Su, su, colpite. Il duello è all'ultimo sangue. Ringraziatelo. Posso portare le vostre scuse a Madamigella e Isabella? La partita rimane aperta fra noi due. Dovrete usare altre armi. Il vostro braccio non vi basterà. Duca! Venite, Sigognac. Questo signore non fa onore né al suo nome né al nostro mondo. Lascerete in pace quella ragazza? No, più che mai. Vorrei ricordarvi le vostre stesse parole. Il premio del torneo come ai bei tempi della cavalleria. Ebbene, ho cambiato idea. E se voi mi siete devoto... La mia devozione non arriva fino alla complicità nell'ingiustizia e nel delitto. Ho l'onore di salutarvi. Non fatevi trovare più sulla mia strada. Non accadrà. Non perché io vi tema, ma perché le nostre strade sono troppo diverse. Ma se vi dico che c'ero io! È stato finito gravemente! Gli ha passato il braccio da parte a parte! È un commediante! Non è un commediante! Ma chi è? Chi è? È un gentiluomo che recita per amore! Oh, fortunata lei! Chi è? Isabella l'ingenua! E chi sarebbe questo gentiluomo? Non ho capito bene, ma il suo nome finisce in gnac! In Guascogna tutti i nomi finiscono in gnac! Ma perché non provate a domandarlo a lui? Chissà che non vi risponda come ha risposto al duca! Sta bene a quel buffone del duca. Cosa darei per essere al posto di Isabella? Non sono mai stata a teatro, ma questa sera ci va. Ah, ma ci sarà tutta nuova. Chi è stasera a teatro, madame? Ma è vero che non si può entrare perché c'è tanta gente? Oh, ma certamente, ma sfido io. Chi lo vuol vedere? Capitan Fragata. Ma certo, per applaudire. Abbasso il duca e tutti preparati. Ma chi volete rovinare? Viva Capitan Fragata! Viva! Mi raccomando, siete entrata, ma io non me ne sono accorto. La porta in fondo. Venite. Oh, grazie. Servo vostro. Ecco, prego. Ehi, padron Pino! Ma quando rientrano? Hanno cenato fuori stasera. Sono stati invitati dal padrone del teatro. Avete trovato il passaggio? E è un buco per i gatti, ma lei ci passerà. Yes. Eccoli! Avete sentito le
il proprietario del teatro? Sì, vuole che ci fermiamo ancora per un mese. Certo che un incasso simile non l'avevamo mai fatto, Sì, ma bisognerebbe rinnovare il repertorio. Ah, questo è vero. Purché terminiamo sempre con le rotomontate. Il pubblico vuole vedere Capitan Fracasso, vero Palazzo? Sì, i vasi di terra si rompono contro quelli di Palazzo. Via, non fare l'uccellato del malaugurio, Perché? Vedete che il duca si sia rassegnato. Se non si è rassegnato, si rassegnerà. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, Isabella. Io veglierò su di voi. Enrico. A che tempo tanto onore? Non siamo due strani, Enrico. Nessun sospetto potrà sfiorarmi. Volevo parlarvi. Qui. Dove, se non siete mai solo? Mi avreste raggiunto se vi avessi mandato un biglietto? Vedete bene. Non mi offrite neppure da sedermi. Io attendo una spiegazione, signore. Scusa, cara, vorrei dirti una parola. Prego, comandante. Guardate. Ma perché volete mostrarmi questi gioielli? E chi ve li ha affidati? Osservali. Sono splendidi. Poche dame a corte. Sì, ma chi ve li ha affidati? Se lo vuoi, ti appartengono. Riconsegnateli al duca. E ditegli che lo disprezzo troppo perché una simile volgarità mi offenda. Dovrei insistere, ma non lo faccio. Quello che mi offende è il vostro gesto. Credevo dopo tanti anni di aver diritto al vostro affetto. Soprattutto alla vostra stima. E li possiedi entrambi, bambina mia. Se lo vuoi sapere, ero certa che li avresti rifiutati. Anzi, mi sentivo una specie di terrore addosso al solo pensiero di sorprendere un lampo di desiderio nei tuoi occhi. E allora perché lo avete fatto? Ma per denaro. Per mettere da parte un po' di denaro. Perché sono vecchia. E un giorno o l'altro non ce la farò più a salire su quelle quattro tavole sconnesse. E non tutti noi avremo la fortuna di andarcene così, tra una recita e l'altra, come quel poveraccio di Matamoro. Tanto ho pensato a Isabella, che male faccio. Lei li rifiuta, io li restituisco. Ambasciatore non porta pena. Sì, sì, ho sbagliato, cara. Lo so, ma tu hai cuore e cervello. Sii generosa. Perdonami. Va bene. Ma portateli via subito. E così avete corrotto quel briccone di padron Bilò. Ha rischiato uno scandalo soltanto per congratularvi con me del buon esito del duello. Enrico, io non faccio più dell'ironia. Davvero? Voi non potete perdervi per quella ragazza. Avete fatto fin troppo per lei e per i suoi compagni. Lasciateli. Proseguite per Parigi con mio zio anziché con loro. Il conte de Foix ha ancora molti amici a corte e mi ha permesso di dirvi... Vi ingannate. Non sono io che ho fatto qualcosa per loro. Anzi, è il contrario. Io ero come una mummia in quella vecchia bicocca, imbalsamato. E adesso sono vivo, Yolanda. Vivo e amo quello che faccio. Nelle vesti di un buffone. Nelle mie vesti. Fracassa e Sicognac. Sicognac e Fracassa. No, lo so... Voi non potete capire, ma adesso vedete, mi sembra che la mia maschera valga il mio blasone.
Ridete. Sì, rido perché, vedete, anche adesso mi sembra di stare recitando. Ma io non recito. No, lo so, nemmeno io. Soltanto che non siamo d'accordo sul finale della commedia. Conoscete il mio orgoglio. È pari al vostro. Ebbene? Vi amo. Da sempre. Da sempre. Da quando bambini galoppavamo a fianco. Non avete mai trascurato un'occasione per umiliarmi? Ma proprio perché vi amavo. Ora tutti e due possiamo capire. È troppo tardi, Yolanda. Addio, signore. Vi pentirete un giorno di aver respinto il mio amore. Non credo. Ma voi non vi perdonerete mai di avermelo offerto. Isabella, d'ora in poi potrai contare su di me. Quasi come su Capitan Fracassa. Buonanotte, Leonardo. Thank you.
tua amica, l'ha giurato. Ma che fai? La porta era chiusa, lo so, come ogni sera. Ma io dovevo togliere il chiavistello da interno. Per questo mi hanno scelta, perché io sono come un gatto o un serpe. E non esistono buchi dove io non passi. Guarda lì il finestrino. Ma perché dovevi entrare? Per farmi derubare? Per farti rapire? Ma, oh mio Dio! Ma non temere, io non aprirò. Non sapevo che si trattava di te. Se non mi sarei fatta frustare, D'Agostino, mi avrei detto di no. Ti avrei gridato, lottato, chiamato aiuto, avaglie coperte te l'avrebbero impedito. E cosa vuoi fare? Agostino e quell'uomo sono là dietro la porta. L'uomo che gli ha dato tanti soldi a lui al locandiere. Io ti avevo già mandato questo per difenderti. E adesso le passo di là. Gli vado a dire che tu eri sveglia e che non sono potuta entrare. Colpo è nuovo, ma viene sempre dalla stessa parte. E chi ne dubita? E perciò io vado subito al palazzo di Vallombrosa. No, per carità! A cosa servirebbe? A farvi massacrare dalla servitù del duca? Nemmeno la legge servirebbe. È un personaggio troppo importante. E poi, come potremmo provare che è lui il mandante? Insomma, cosa è successo? Hanno tentato di rapire Isabella! E c'era di mezzo anche quella strana coppia di zingari che ci tese l'agguato nel bosco. Oh, Cita, non c'entra. È stata lei a salvarmi. Lei? Sì. Oh. No. Oh, non sapevi niente, vero? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Io penso che sarebbe urgente piegare i nostri scenari e andarci a perdere, cioè a salvarci nell'oceano di Parigi. Qui le cose si mettono male. Sì, hai ragione. Ma come? Col successo che abbiamo qui a Poitiers, un mese di repliche in cassi favolosi. Io trovo che Serafina... Pensate soltanto a questo! Io non voglio che per me la compagnia... No, no, Isabella, basta, basta. La compagnia la dirigo io, ecco. Blasio ha parlato da uomo di senno. Paghiamo la penale e domattina stessa partiamo per Parigi. Sì, 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 è meglio così, è meglio. Io non voglio fuggire di fronte a Vallombrosa. Voi gli avete già dimostrato di non temerlo. E poi solo la lontananza forse potrà vincere la sua ostinatezza. Sì, però anche il vostro orgoglio deve placarsi un po', eh.
Allora andiamo a prepararci. Tanto chi dorme più oramai? Grazie, amici miei. Dai, tranquilla, ci siamo noi. Addio, Isabella. Buonanotte. Buonanotte. Ma quando sei, Isabella, cerca di dormire. Ma non è così. Isabella, vuoi che rimanga qui con te? Buonanotte. Anch'io devo prepararmi. Buonanotte. Nessuno ha apprezzato il tuo sacrificio, povera Zerbina. Quando il marchese tornerà, non ti troverà? Mi ritroverà a Parigi o in capo al mondo, non è lo stesso? Ma tu non preoccuparti per me, tesoro. Tornerà. Buonanotte. Riposate ancora un poco, io. Io sorveglierò il corridoio. Oh no! Rimanete qui se volete. Quasi l'alba. Isabella, facetevi prego. Io non voglio aver dei diritti sul vostro cuore. E anche se avete detto di amarmi. Isabella, io non sapevo che Yolanda fosse lì ad aspettarmi. Ve ne do la mia parola d'onore. E anche lei ha capito il suo errore. Mi ha detto addio per sempre. Vi avrà parlato del duello. Sì. Che lei, se fosse rimasto ucciso, vi avrebbe seguito. Isabella. Giurate di non battervi più per me. Giuratelo, se è vero che mi amate. Non posso. Dio voglia che quel signore o chiunque altro non osi mai mancarvi di rispetto. Com'è possibile che questo non accada? Noi attrici siamo esposte agli affronti del primo venuto. Perfino la nostra virtù è creduta calcolo finzione. Ma io ho imparato a difendere. Da uomini come Vallombrosa. E non siete salva per miracolo? Vedete bene che la mia spada deve essere sempre pronta a sostenervi. Voi non sapete quello che ho sofferto mentre vi battevate. Isabella. Mia madre. Sì, vi amo. E non temo di dirvelo sicura come sono che non approfitterete della mia franchezza. Mi innamorò la vostra tristezza, la vostra solitudine. Felice mi avreste fatto paura. Poi ci fu quel momento del giardino. Scostavate i rovi davanti a me. E la rosa. Ma soltanto quando deste l'altra rosa a Serafina, sapete, io vi lessi veramente nel cuore. Non volevate umiliarla. In cambio di quella rosa io vi diedi l'anima mia. E non mi importa che tutti, perfino i nostri compagni, forse pensino che io appartengo in un altro modo. Siamo insieme. E se i nostri occhi si incontrano... Perdonatemi, vi supplico. Mi avete fatto molto male. Credete che vi avrei confessato il mio amore se non fossi stata sicura di voi e di me? Perché mi avete tolto questa sicurezza? Sapete, io non ho che il mio nome, ma è puro e senza macchia come voi. Vi degnate di accettarlo? Mia moglie. Sarete mia moglie. No, mai. Io mi mostrerò degna di tale onore rifiutandolo. Ma perché se mi amate? Ecco. Voi mi avete offerto il vostro nome. Io ve lo rendo dopo aver osservato per un attimo nel mio cuore. Sì. In quell'attimo sono stata vostra moglie. E non lo sarò mai di nessun altro. Ma io non ho il diritto di legare la vostra sorte a me. Voi siete l'ultimo di una nobile razza.
ed avete il dovere di riportarlo all'antico splendore. Non ci riuscireste mai, capite? Nel vostro mondo, con me a fianco. In quel mondo nessuna è degna di voi. Forse. Ma tutte farebbero la gara per disprezzare in me la commediante. E solo una di loro potrà esservi d'aiuto e non di ostacolo. Come potete essere così adorabile e ridurmi alla disperazione? Credete che io sia crudele solo con voi? No, io saprò convincervi. Ah, non lo sperate. Se mutassi idea mi disprezzerei troppo. Anche voi siete schiava del vostro orgoglio. Questa mia fierezza è ridicola, vero? Ma anche il mio sangue è nobile. Parlate. Questo non aggiungerà niente ai miei sentimenti, ma potrà aiutarvi nella vostra decisione. So che mio padre era nel vostro mondo quello che mia madre era sulla scena. Il suo nome? L'ho sempre ignorato. E lo ignorerò sempre. Vedete? Si è fatto giorno. Il giorno sta nascendo anche sulle torri del vostro castello. Laggiù in Gascogna. Ma io non la vedo, Petra, in rovina. Io le vedo gaie e ridenti con le finestre che splendono al sole, come era una volta, come tornerà ad essere. Anch'io lo sogno talvolta così. E voi siete vicini a me, come ora. È quasi pronto. Benissimo. Ecco, senza un po' di brodo in questo. È lunga quella salsa, è troppo fitta. Olio, ma olio di gomiti per questi bianchi d'uovo. Lo vedi che non montano? No, chi ha ordinato le quali hanno trovato? Quello là. Ah. E porta il numero 6 quella minestra alla Reale. Coraggio, coraggio, ragazzi, voglio dirvi bravi. E ricordatevi che Rosticeri si nasce. È un dono del cielo. Tutto bene, signore? Va bene, sono contento. Sei una lepre migliore in tutta Parigi? Parigi è una gran piazza. Mi piacerebbe di vedere il mio vecchio Pietro fare la folla e la confusione di Parigi. Io stesso ne sono rimasto stordito. Ma vi ci abituerete, o meglio, vi ci riabituerete presto, caro barone. Barone? Io non sapevo. È un soprannome per accompagnarvi. Lo sembrate. E allora che ne dite della mia cucina, signori? Amici, onoriamo un artista. Grazie, se permettete, offro un paio di bottiglie della mia riserva privata. Sentite, non sarebbero meglio quattro. La violetta. Leandro sogna già di recitare a corte. E di sedurre la regina. Ah.
Ma tu non mangi niente? La 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 la. Vedo che l'allegria non manca. E le gote delle nostre belle dame hanno un migliore incarnato. Oh, le mie sono sempre state lo stesso. Beh, io dopo 40 anni di trucco. Ah, è l'aria di Parigi che fa bene a tutti quanti. Domani stesso ci metteremo in giro alla ricerca di una bella sala. E che Dio ci aiuti come sempre. No, Dio ci aiuti. Ecco qua le due bottiglie offerte dal padrone. Come due? Non dovevano essere quattro. Due, mi ha detto. Due. Ringraziano a nome nostro. Povero. Credete che il duca di Vallombrosa si sia rassegnato alla sconfitta? La solita guastapeste! No, no. Serafina ha ragione a ricordarci il pericolo. Tanto più che il duca di Vallombrosa qui è più potente che a Poitiers. Va bene, ma doveva ricordarcelo proprio ora? Perché tanto astio? Non ti ho mica parlato del marchese. Se devi tirarglielo, ti do il mio che è vuoto. Amici, finiamo di bere questo nettare e andiamocene a dormire. Oh. Vuol dire che staremo con gli occhi bene aperti. E quando le signore resteranno in albergo, qualcuno di noi uomini rimarrà di guardia. Ecco, tutto questo per colpa mia. Ma scusa, non sei la nostra ingenua? E sta a noi proteggerti. È giusto. Ecco. Allo scorno dei nostri nemici. Alla salute degli amici! Sì, sì, ho capito di chi parlate. Alloggiano qua e adesso stanno cenando. Se volete che... No, vada... no, riferirò al mio socio, un impresario teatrale. È lui che verrà a trattare. Va bene. Vi ringrazio. Quell'uomo cercava di noi. Ah, sì, sì, è della compagnia. E perché non è venuto da noi? Ah, buone notizie. Lo manda un impresario teatrale che verrà direttamente a trattare con voi. Il nome dell'impresario? Ah, no, non lo so. No. E quell'uomo viene spesso qui? No, non l'ho mai visto. Buonanotte, Isabella. Buonanotte. Chiudete bene. Cosa, vi vedo preoccupata stasera? No, è che in questa locanda c'è tanta gente. Le precauzioni non sono mai troppe. Non temete. La mia porta ha una serratura a tre giri degna di una prigione. È un paletto robustissimo. E non ci sono neanche finestrini come a Poitiers. Chissà che fine avrà fatto la mia povera città. Pensate a voi, Isabella. Comunque la mia camera è qui vicino. Io sorveglierò il corridoio. Da Poitiers a Parigi non avete quasi chiuso occhi. Credete che non me ne sia accorta? È stato un lungo sonno prima di incontrarvi. E poi devo scrivere una lettera a mio vecchio Pietro sperando di trovare qualcuno per consegnargli anche un po' di denaro che devo mandargli. Buonanotte, Isabella. Buonanotte. Ecco Malatino! Tu non c'entri! Forza, Malatì, forza!
8. Ehi, provami! Caro Malarticchio, il diavolo è dalla tua, eh? 11! Ma questa volta mi tradisce! 11! Era ora, agli occhi suoi non hai più meriti di me. 12! Mi hai ripulito, mi hai. Ah, povero Lampur! Oh, se vuoi continuare sulla parola... No. Pago in contanti. Era l'ultima. L'ultimo ricordo di quel gentiluomo inglese che ho incontrato ieri notte sul Ponte Nuovo. Pace all'anima sua. Ora dovrò darmi da fare per riempirmi un po' le tasche. Ma la stagione è morta. Con il re che se ne sta a Saint-Germain con tutta la corte. E per Parigi non incontri che borghesi o gente da poco. Non me ne parlare. Tutta gente che ti lascia in mano mantelli frusti e borse vuote. Oh, pensa a un vecchio marito geloso che mi paga per bastonare i corteggiatori di sua moglie. In questo mese sarei ridotto a bere acqua. Finché è meglio della porta. Nessuno che ti ordini un agguato. Un ratto. Un piccolo assassino. Che tempi. Ah, il secolo si imborghesisce. E i costumi troppo molli mi disgustano, caro Malarticchio. Però qualche buon affare capita ancora. Sgombrate voi altri! Aspetta! Via! Ehi! Non ci sento bene! Quando ho la gola asciutta! Io non capisco niente addirittura. Quattro bottiglie del migliore. Del migliore? E chi paga? E chi paga? Io! Tu del migliore! Ecco, del migliore! Quattro! Voi ci conoscete? Non siete Lampur, la migliore lama di Parigi. Informazione esatta. E tu sei Malarticchio, eh? Secondo solo a lui. Come spadaccino sì, ma io ho qualche scrupolo di meno. Ora noi vorremmo conoscere voi. Chi vi manda? Che importa il nome quando vi sono di mezzo mille doppie? Anticipate. Metà. Un momento. A me non piace che mi si disturbi per qualche furfanteria subalterna. Niente furti o robetta del genere. Se si tratta di colpi di spada, io sono l'uomo che vi occorre. E che la vittima si difenda. L'avversario troppo vile mi ripugna. Quanto a questo state tranquillo. Troverete pane per i vostri denti. Tanto meglio. È un secolo che non mi batto con uno della mia forza. E questo vino! Ah, eccolo qui. L'udito. Il tatto, la vista, l'odorato, il gusto. Ecco come si onora un buon vino. E io intanto ho quasi scolato mezza bottiglia. Ma non sei un raffinato tu. E chi ci corre dietro? Del resto io so quello che devo fare. A me basta il nome della vita. E io cosa dovrei fare?
rapire insieme a noi una ragazza ben sorvegliata. No, Isabella no, mi avevi giurato di no. Tacci, lasciami. No, Isabella no, hai capito? Lasciami! Ah, no! Tu non c'entri. Vuoi ammazzarmi? Ma glielo vado a dire. Fermati! Fermati! Riportala qui. Mi senti? Riportala qui, t'ho detto. La barba di Marco. Ecco un'arma che a distanza vale più di una pistolettata con i soggetti difficili. Non fa fiamma né rumore e non chiama aiuto. Già, ma se ti fallisce il colpo resti scornato e disarmato. No, no, no. Quello che mi incanta è il coraggio di questa ragazzina. Sì, è la morenita più coraggiosa del mondo. Ah, e allora beviamo alla sua salute. Ma sì, beviamoci sopra. E concludiamo l'affare. Tu lo sai che io non volevo colpirti, vero? La sala di Rivolà? Sì, la sala è discreta, ma il palcoscenico è talmente angusto, l'avete visto? Io non ho altra possibilità di giochi scenici. E i camerini poi semplicemente vergognosi. Vabbè, se non fosse che per i camerini. Comunque domani andiamo a fare un giro sperando di meglio. Sperando di trovare un altro. Voilà, ecco qua il nostro amato albergatore. Buonasera. Come va, eh? Oh, qual è il piatto forte questa sera? Anitra farcita e tordi allo spiedo. Non ce n'è più. Avete tradito la mia cucina. Dobbiamo pur conoscere i nuovi locali di Parigi, no? È per qualcuno di noi? Al signor barone Enrico di Sigognac. Vabbè, non mi ero sbagliato. Chi l'ha portato? Uno staffiere a cavallo, livrea di gran casata. Vallombrosa. Ma via! Ma no, sarà l'invito per andare a recitare a corte o in qualche castello. Vedrete. Ma avrebbero mandato un invito al barone di Sigognac. Già. Grazie. Ah, sì, vado. Ma... È del duca di Varennes, un tempo amicissimo di mio padre. Dice che ha saputo della mia presenza a Parigi e mi aspetta per un colloquio urgente e importante. È molto ammalato, vuole che vada al suo palazzo stasera stessa. Per me si tratta di un tranello, eh? Un tranello? Sì. No. No. No, è il sigillo dei Varennes. Eh? Allora. Un momento, ma come sa che siete a Parigi e con un nome d'arte? Lo spiega, dal marchese di Bruyère.
Ma, un momento, va. Il marchese non sapeva che saremmo scesi alla locanda del Delfino. No. Se n'era parlato solo fra di noi. Sì, veramente. Cosa? Ecco, quando il marchese e io ci siamo salutati... tutto è chiaro. Già, allora non si tratta di un tranello. No. Dovete andare. Potrebbe essere l'inizio della vostra fortuna. Volete che vi accompagni? Se anch'io. No. Nel caso preferisco che rimaniate a fare di guardia alle signore. Vedete bene che io non ho niente da temere. Conoscete il recapito? Ricordo vagamente, ma non posso sbagliarmi. Il palazzo di Varenne è sul lungo Senna, all'altezza dell'isola di San Luigi. Amici, io vado, ma solo perché spero di procurarmi qualche appoggio per il nostro lavoro. Grazie. Il duca di Varenne può aprirci le porte di tutti i teatri di Parigi. Oh, noi ringraziamo il barone di Cicognac e ancor più il nostro amatissimo compagno, Capitan Fracas. Grazie. Grazie, amici. Tornerò il più presto possibile. Buona fortuna. Tornate presto, vi prego. Sapete che non dormirò finché non sarete tornati. Cara, quando farete cessare i vostri scrupoli? Vedete bene che non riuscirete mai a stancare la mia costanza. E sarà lo stesso anche quando i vostri capelli saranno diventati d'argento. Ma sarei così brutta allora che premiando la vostra fedeltà avrei paura di punirvi. La vostra bellezza non può mutare perché viene dall'anima. Ma non c'è mezzo con voi. Ad ogni parola rispondete con un madrigale. E quando taccio, il mio silenzio non parla. Addio. Addio, Beh. Potrebbe essere. Amici, una proposta. Cosa? Se dopo aver tradito la cucina del nostro locandiere ci facessimo perdonare, apprezzandone la cantina. Ma io per un paio di bottiglie ci sto. Allora, un momento, signori. Volete lasciare a me questa gioia? Dalle mie parti, in Normandia, si prepara un vino caldo con spezie che non ha l'eguale nel mondo. No, non siate stupiti, signori. Vi aspettavo. Ho l'onore di parlare a quell'erode che dirige con ferma mano l'eccellente compagnia destinata ad oscurare la fama dei comici del re dell'Hotel di Borgogne e di quelli del principe d'Orange diretti dal divino Mondorino. Sì, signore, io sono Erode e vi ringrazio anche da parte dei miei compagni per tanta benevolenza. Ma io non mi conoscete. È naturale. Sono l'impresario Dorval, impresario. Proprietario di una nuova sala stupenda, centralissima. E sono venuto a offrirvi una scrittura a condizioni eccezionali. Spero di essere ancora in tempo. Oh, sì, certo. Veramente siamo già in parola. Io pagherò la penale se occorre, ma voi mi darete la precedenza. Nessuno può offrirvi quello che io vi offro. Allocandiere! Vino caldo per tutti alla Normanna. Serviteci di là nella saletta. Subito, io sorrisino. Veramente il nostro contratto prevede... No, bevendo discuteremo meglio. Lasciate che vi dica che sono così certo di convincervi che ho portato con me 100 luigi d'oro. Piccolo anticipo, si intende. E allora saremo felicissimi di trattare. Ah, splendido! Vogliamo accomodarci? Quel che farete voi ben fatti, sono troppo stanca, mi ritiro. Ma come... Ma no, non è possibile. La meravigliosa ingenua di cui ho tanto sentito parlare. Non volete permettermi di conoscervi meglio? Se devo scritturarvi... Signore, visto che il mio scarso valore già vi è noto, avremo tempo di conoscerci meglio in teatro. Scusatemi, io mi ritiro. Ma io... Vi prego, non insistete. Guarda, ecco, veramente non si sente molto bene. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Isabella, io ti accompagno, Ma come? Anche madamigella. Ah no, tu resta, Zerbina cara. Come vuoi. Buonanotte. Buonanotte. Allora.
Allora, vogliamo accomodarci. Signor locandiere, questo vino! È pronto! Ah, bene! Ci sono dei bei camerini? Oh, splendidi! Veri appartamenti personali! E il pubblico chic? Oh, la crema, capirete! Nel quartiere più nobile e ricco di Parigi! In pieno Saint-Germain! Ah, sì! Accomodatevi! Saint-Germain! Sì! Prego, prego! Credetemi, tutto è squisito in Normandia. Sì. Anche l'ingegno dei poeti delle scene. Voi sapete che la nuova gloria del secolo, Mastro Pietro Corneille, è di Rouen. Mio concittadino. E amici fin da ragazzi. Tant'è vero che mi ha promesso una commedia nuova in esclusiva. Davvero? Una commedia originalissima con una parte eccezionale. Per il vostro matamoro fracassato. E gli toccherà morire. Ma allora è una tragedia. Tragicommedia, signori. Specchio della vita. Oh, ce n'è dell'altro aspetto. Oh, signore, come voi mi avete... E allora cosa aspettate a portarlo? Su, presto, presto, presto. Oh, in quanto al repertorio nostro sarà veramente invidiabile. Pensate che anche i quattro poeti del cardinale di Richelieu mi hanno promesso le loro opere. Sì. Voi conoscete Rotrou, Bois Robert, Conté, L'Étoile. Vedo che il teatro non ha segreti per voi. Oh, come potrebbe? Oh, bravo, bravo, lasciate, servo io questa volta. Non vogliamo essere disturbati, C'è una tenda, vero? Sì. Volete chiuderla, per favore? Ah, amici, sono qui da voi! Ecco! E questa volta finalmente saremo in pace fra noi! Lasciate a me l'onore di servirvi! Come si chiama? Alla Normanna! Che Van Quam ne parlò! Sì, esatto! Conosciuto, mi stupisce come voi non la conosciate. Un po' di più per voi. Che colore. Ma quel pover'uomo si sarà offeso. Si è dato tanto da fare per accontentarmi e non gli abbiamo offerto neanche un bicchiere del suo buon vino. Voi permettetemi. Locandiere! Tenete. Grazie. Ma voi vado a prendere? No, assolutamente, io più di mezzo bicchiere. Cosa volete, io soffro di un'ulcera. Ma vi state curando? Dunque, amici miei, ma nessuno di voi propone un bel brindisi, eh? Tocca a voi, mi pare. Al più simpatico degli impresari. Thank you.
Sveltezza e buona guardia. Ci divertiremo. Sto vuoi, Gagliotto? È sta per il Gagliotto. Ottima parata. Io non sono un Gagliotto, signor mio. Io mi chiamo Giacomino Lampur. Uomo di spada. Ve lo dico perché intanto fra poco sarete morto. E nessun lavoro, industria o commercio mi hanno mai degradato. Para questo allora. Ecco fatto. Vi dicevo, io uccido per vivere col rischio della mia pelle e del mio collo. E avverto quelli che assalgo, perché odio il tradimento e la vigliaccheria. Chi ti ha pagato, Giacomino Lampur? Volevo risparmiarmi la risposta. Voi date fastidio a un potente, il Duca di Vallombrosa. Vedo che lo odiate. Questione di donne, immagino. Caro signore, devo confessarvi che io godo di questo vostro gioco così fino, corretto e superiore. Quasi, quasi! Sarebbe indiscreto chiedervi il nome del vostro maestro? No! Un vecchio soldato che si chiama Pietro. Guardate, questo è uno dei suoi colpi preferiti. Colpo magnifico. Logicamente dovrei essere morto. Complimenti a voi, pochi l'avrebbero parato. No, no. La mia parata è stata di fortuna, irregolare, buona tutt'al più a non essere infilzato. Arrossisco,
d'averne fatto uso con un tiratore come voi. Parate questo allora. Ecco fatto. Non siete pratico di Parigi? Ne manco da molto. Ecco perché il mio nome non vi ha detto nulla. Signore, non vorrei spaventarvi, ma io sono quell'Ampur che ha steso sul terreno 37 avversari. Siccome io non vorrei essere il 38esimo... Diavolo, la vostra punta mi è scivolata sotto il braccio. Guai a me se aveste l'abitudine di questi combattimenti notturni che richiedono occhi da gatto. Volete riposarvi un po'? No, no, non ne ho bisogno, preferisco finirla subito. E allora state bene attento. Io non vi prendo da traditore. Io tenterò la mia botta segreta, il clou della mia scienza, l'elisir della mia vita. Finora questo colpo non ha avuto che una sola parata, la peggiore di tutte, quella che si fa col corpo. Nel giusto cuore, un occhiello di più, dal quale fugge l'anima. Se voi lo parate davvero, io ve lo insegno. È la mia sola eredità. E la lascerò a voi. Se no, mi porterò il segreto nella tomba. Perché nessun altro mai ci riuscirà. Sono pronto. Signore, se non avete il resto della lama nel petto, voi siete un grand'uomo. No, 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 non sono ferito, potrei infilarvi come un gufo. È nel vostro diritto. Voi mi avete divertito. Siete un tipo bizzarro e valoroso. Da oggi io sono vostro ammiratore, vostro schiavo, vostro cane. E vi devo la vita. E per quanto essa non sia gran cosa, pure essa vi appartiene. E mi siete sacro. Mi hanno pagato per uccidervi. E io potrei tenermi il denaro in compenso del rischio, ma mi ripugna. E siccome i soldi me li sono già mangiati tutti, ruberò per restituirli. Ma in piccola parte posso disobbligarmi intanto con voi. Quella lettera e il mio agguato non erano che una parte del tranello. Correte subito in albergo. Grazie. Dovevi mettere più narcotico. Già, per ammazzarli tutti.
C'è nessun altro giù? Solo il servo che abbiamo pagato. No. Lei che cosa c'entra? Cretino. Solo lei può farci entrare senza sfondare la porta e svegliare tutto l'albergo. No. Devi dire che ti manda Sigognac e che lui è in pericolo. Non voglio farlo. Sikita! Sikita! Devi farlo. Te lo chiedo io. No, Isabella è buona, Isabella è mia amica. Insomma, vogliamo sbrigarci, sì o no? Ti ho pagato per questo. E se non lo fai, finisci sulla forca. Il bandito Agostino, che bella festa per il boia! No, non voglio tradirla, non voglio! Ma niente, scherzi tu! Cammina! Adesso lasciala. Fossi matto. Finché non siamo fuori. Lasciala, t'ho detto. Lasciala! Malarti! Questa vipera sa troppe cose. Ah. Ah.
Erode! 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 Blasio! Isabella! Sua signoria, il duca di Vallombrosa vi chiede di riceverlo. Sono prigioniera. La mia risposta non è più libera della mia persona. Sì. Siete mia prigioniera. Ma non per questo sono meno vostro schiavo. E vi parlo un uomo che non è mai stato né mai sarà schiavo di nessuno. Ma dei vostri impulsi e delle vostre passioni, sì. E quella che vi spinge verso di me non è... Solo orgoglio ferito, ostinazione cieca, assurdo desiderio di impormi a voi con ogni mezzo. È questo che volevate dirmi, vero? E credete che non me lo sia detto anch'io. Ma non è così. Vi chiedo di farmi conoscere quale veramente sono. Vi conosco già abbastanza. La vostra persecuzione è imperdonabile. I mezzi ai quali avete fatto ricorso sono indegni di un gentiluomo. L'ingenua Isabella. Se mi amaste, vi ammirereste. Solo una passione sincera può costringere un uomo come me ad essere sleale. Oh sì, l'ingenua Isabella. Come vedete... Perfino sulla scena non mi si può conquistare col soprusa la violenza. Voi siete sola al mondo. Non siete stanca della vostra esistenza randagia, piena di stenti, di umiliazioni, di pericoli? Io condivisi con dei compagni che non mi hanno fatto rimpiangere una famiglia. Voi non sapete che cosa potrei fare della vostra vita. Oh sì. Lusso, ricchezze. Non li ho mai sognati. Ma avete sognato il successo, la celebrità, la gloria.
Ebbene, io posso offrirvi tutto questo. Avrete la migliore compagnia di comici di Francia e il più bel teatro di Parigi. Reciterete a corte e... E dovrei tutto questo non a me stessa, ma alla vostra protezione. E che importa? Io non farei che darvi l'occasione di imporre a tutti il vostro talento. Non credete in voi stessa? Non credere mai al successo ottenuto in tal modo. Ma dite piuttosto la verità. Dite che siete pazza di quel buffone, di quel gentiluomo da due soldi. Ecco la ragione della virtù di cui menate vanto. E che ha mai quel felice mortale per affascinarvi così? Ha una qualità che a voi manca, signore. Quella di rispettare la donna che ama. Perché non ama abbastanza. Perché ama veramente. Isabella, io ho sbagliato con voi, lo confesso, ma ormai è troppo tardi per tornare indietro. Non mi spingete più oltre su questa strada sbagliata. Proprio perché non ho più speranza, sono pronto a tutto. Ma non vi importa che io vi disprezzi? Non lo merito, vi offendo perché vi amo. E allora, conquistate la mia stima, se non il mio affetto. Prendetemi la libertà che mi avete tolta. Restituitemi ai compagni che staranno cercandomi disperati. E a quella vita randagia che non vorrei cambiare con nessun'altra. Vi prego. Mi chiedete l'unica cosa che non posso accordarvi, senza tradire me stesso, è il sentimento che ho per voi. Rendervi la libertà. Perché? Perché? Per sapervi tra le braccia di quell'uomo. No. Voglio tenervi qui, vicino a me. Costringere i vostri occhi a vedermi, le vostre orecchie a udire la mia voce, il vostro cuore a tremare aspettando i miei passi che si avvicinano, legarvi a me col terrore, avvolgere, soffocare il vostro odio con il mio amore. Sì, vi terrò qui finché non mi amerete o non direte di amarmi. Siete un'attrice, ebbene fingete di amarmi. Il mio orgoglio si è già tanto umiliato che sia contenta anche di questo. Non saprai fingere abbastanza. Non vi aspettate pietà da me. Siete voi che mi fate pietà. È orrore. Aria buona, con quel puzzo là dentro. Di, è il duca. Ho visto che parlavi col servo prima. Sì, mi ha detto che il duca, appena tornato al gran galoppo da Parigi, si è fatto subito annunciare alla ragazza. Annunciare? Per Marco. Vedi cosa distingue i gran signori, eh? Che rispettano le forme anche nel delitto. Oh. Eh? Non si è sentito gridare? Ah, lei non è di quelle che gridano. Hai visto i suoi occhi mentre la portavamo qui in carrozza? Scommetto che non avrebbe gridato neanche se le avessimo tolto il bavaglio. No, 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 lei è di quelle che o si rassegnano o si buttano dalla finestra. Beh, una cosa o l'altra, purché si decida. No, questo affare non mi piace. Ma io non lo capisco, il duca. Alzando un dito potrebbe scegliere a corte fra le dame più belle. E invece va a incapricciarsi di una ragazzetta di teatro. Ma che? È la solita storia. Più una donna ti dice di no e più ti ostini a farle dire di sì. Oh,
e quel cigognac. Hai sentito? Oh. Va bene che ha sette anime come i gatti. Io ne so qualche cosa. Sì, ridi. Ridi, ma il tuo amico Lampur. Bella figura che ci ha fatto. E chi? Il miglior spadaccino di Parigi. Ah, e lo è forse. Ma tu gli hai detto che avrebbe trovato pane per i suoi denti, no? E così è stato. Che c'è? Beh, non hai mai sentito una civetta? Ah, ho capito. Porta sfortuna. No. È parso di sentire un fruscio su quell'albero sotto la torre. Ah! Sai cosa ti dico? Il freschetto della notte mi ha fatto tornare sete. Su, andiamo a scolarci un'altra bella bottiglia, vieni. No, mandami Piegri, che lo metto qua fuori di guardia. Hai ragione, non devi più bere. Vedi cigognac trasformato in civetta? Perdonami, non volevo tradirti. Lo so. Agostino è morto. Il mio cuore ha bisogno di un padrone. Voglio essere la tua schiava. Dopo il mio Agostino, tu sei l'unica persona che mi abbia voluto bene. Te ne vorrò sempre. Dimmi. Come hai fatto a trovarmi? Ed Enrico. Salire senza rischio. Sono in compagnia. Stai qui, poco dove? Distante, nel bosco che circonda il castello. Solo Leandra è rimasta a Parigi con le donne. E sai chi è con loro? Uno spadaccino famoso, Lampurt. Il duca l'aveva pagato per uccidere il tuo Enrico. Ma il barone ha vinto il duello e gli ha salvato la vita. E così lui gli è diventato amico. Come avete saputo che ero qui? Sono stata io a scoprirlo. Quando ti hanno portata via, io sono saltata dietro sulla carrozza. E poi qui al ponte levatoio sono scesa giù senza farmi vedere. Se riesco a salvarmi, ti do proprio della vita, cara. Siamo lontani da Parigi. No, una trentina di miglia. Ho corso tanto. Ma poi ho trovato un carro di contadini. E all'albero ho raggiunto i tuoi compagni all'albergo. Nessuno aveva chiuso occhio, sembravano impazziti. E il barone poi è corso pure da quel gran signore, l'amico di suo padre, il duca di Parenzo, per raccontargli tutto, ma non l'ha trovato. E allora gli ha lasciato un biglietto. E poi Lampur, intanto col pretesto di restituire i soldi, è corso a Palazzo Vallombrosa e così ha saputo che il duca era rimasto tutto il giorno a corte, ma che la sera sarebbe ripartito. E così l'unica era venire qui per salvarti prima del suo arrivo. È già venuto. Tornerà. Perché non l'hai tenuto sempre con te? Se tu l'avessi avuto portato di mano nella tua camera. Ma adesso puoi difenderti. Scappo. No. Questo ramo non regge. Regge appena il mio peso. Non spaventarti, non gridare, se dovrai sparare. Vedrai che il tuo Enrico si batterà come un leone.
evitate il peggio. Anche per il vostro padrone vi scongiuro. Non ho nulla da offrire. Voi non potete essere malvagio come lui. I vostri capelli bianchi me lo dicono. Vi prego, lasciatemi vivere. Vi capisco ed ho pietà di voi, ma quello che sento non conta. I miei capelli sono diventati bianchi al servizio dei Vallombrosa. È troppo tardi per tradire. Ti complice d'un merito. Io rispondo al padrone. Il padrone risponde a Dio. A che serve? Lui vi raggiungerà quando vuole. Meno male, sei un amico tu. Ma di che ha paura, Merendò? Nessuno sa che l'abbiamo portata qui. Per me potremmo andarcene tutti a dormire. Magari. Non solo nessuno sa che la ragazza è qui, ma nessuno ci può pensare. Qui i Vallombrosa non ci vengono mai. Non è un posto abbastanza allegro. In quanto a questo, non gli do torto. Fra mezz'ora ti do il cambio. Hai la pistola carica? Ma sì, ce l'ho, ce l'ho. Prima, nell'ansia di vedervi, non vi ho fatto onore. Scusatemi. So che non avete toccato cibo per tutta la giornata. Volete degnarvi di cenare con me? Ah, temete forse che tenti di vincere la vostra resistenza con qualche droga o narcotico? Assaggerò ogni cosa prima di voi. Ma non capite che è tutto diverso ormai. Voglio che resistiate. Non vi siete arrese alle mie suppliche, alle mie promesse. Ebbene, ora è il vostro odio che aumenta la mia passione. Ogni vostra ripulsa mi infiamma di più. Ogni vostro diniego non fa che provocarmi ad agire, mettervi ancor più in pericolo. Su, sedete. Non vi chiedo che di dividere la mia cena. Mi ha fatto correre, io corro dal duca! Lasciatemi!
Enrico! Non lo rivedrai che è morto! No, Enrico! Abbiamo visto delle ombre sparite. Cretino, ricaricate le pistole, presto! Era destino che ci trovassimo di fronte. Era pur! Sì, Maratic. Sei sempre il numero uno, tu. No, consolati. Il numero due. Il numero uno è il barone. Hai ragione, Lampur. Sai cosa ti dico? Io ho fatto la mia parte. Se lo sbrichi il duca, resto con lui. Sì, ma la porta è sprangata. E non ci sono altre entrate. Sfondiamola. Sì, sfondiamola.
Luigi! Luigi! Oh! Monsignore, questo gentiluomo è il barone di Sicognac e io posso attestarvi come uomo d'armi che si è battuto con Luca in un leale duello. Monsignore è troppo noto a Parigi perché io non lo riconosca. È il principe di Valombrosa, zio del duca. Monsignore, io vi assicuro che... So. Il duca di Varenne mi ha mostrato il biglietto che gli avete lasciato. Troppo tardi. Mandate qualcuno a Parigi. C'è la mia carrozza di fuori. Uccidete i cavalli, ma portate un medico qui al più presto possibile. Qualunque somma a chi mi aiuterà a salvare mio nipote. Vado io. Andiamo tutti e due. Ma chiamate qualcuno. Ma dove sono i servitori? Vieni, Chiquita, aiutami a cercarli. Chiamate nessuno. So che sto per morire. Ma prima vorrei chiedere scusa a chi ho perseguitato indegnamente. A Isabella. E a voi. Siete un valente e leale gentiluomo. Voi non dovete perdonarmi. Ho gettato lo scandalo e il disonore sul nostro nome. Oh, ma tu ti salverai, allora no, vedrai. No. Isabella. Ora vi vedo con altri occhi. Ero come accecato. Potete darmi la vostra mano.
questa la fanciulla per cui un Vallombrosa rischia la morte e il disonore? Sì, monsignore, è questa. Oh, voi! Sì, principe, noi. Ci siamo incontrati più di una volta, tanti anni fa, ricordatelo. Ma allora avevate un altro nome, molto meno illustre. Ve ne conoscevamo un altro che non era il vostro. E lei? È morta, signore, da 10 anni. Da 10 anni? E ha sempre continuato ad amarvi, fedele al vostro ricordo. Diceva che dovevate abbandonarla, visto che non avrebbe mai potuto essere vostra moglie. Sì, Isabella. Quest'uomo è tuo padre. Oh, Isabella. Se volete che muoia in pace. Se mio zio ha dei torti verso di voi, dimenticate. Tutti i suoi affetti erano riposti su di me. Dovete prendere il mio posto. Restare accanto a lui. Avrà così bisogno di voi. Oh, portato nella sua camera. Presto. Sapevo della tua esistenza. Tua madre non mi disse nulla al momento dell'addio. Questo è vero, Isabella. E disse che non avreste mai accettato il sacrificio. Era una donna come ce ne sono poche al mondo. Lo so, lo so. E anch'io sono rimasto fedele al suo ricordo. Nessuna donna ha salito l'altare al mio fianco. Oh, se io avessi saputo, ti avrei cercato in capo al mondo. E anche lei, tua madre, sono stato 1000 volte sul punto di cercarla. Mi avrebbe respinto. Aveva deciso così. Sarebbe stato un altro addio e un più grande dolore. Mi credi? Ah, io non farò mai abbastanza per te, bambina mia. Io so che tu ami questo gentiluomo, che è in tutto degno di te. Ebbene, io... No, monsignore. Mi permetto di dirvi che nell'emozione del momento voi dimenticate troppe cose. Nessuno, a cominciare da Revi, perdonerebbe di avere concesso vostra figlia all'uomo che ha ucciso l'unica erede del nome e delle tradizioni di Vallombrosa. Enrico! Se io sposo Isabella, voi non potrete fare niente per lei, nemmeno riconoscerla. E io voglio che lei abbia dalla vita tutto quello che desidera
e che la vita finora le ha negato. Non c'è fanciulla più cara e nobile, non c'è felicità che lei non meriti. Tu, la mia felicità, Enrico. Io non voglio che... E io me l'affido. E io non accetto. Ma sì, non conosco nessuno più degno di voi. Io affronterò la situazione in faccia a tutti. Mi permetto di ricordarvi che sono Guascone e che noi non vogliamo essere secondi a nessuno, neppure nei sacrifici. Isabella, io un giorno ti ho chiesto la tua mano e tu me l'hai negata. Io ho accettato. Adesso devo fare altrettanto, io per la stessa ragione. No, ti scongiuro, no. Cerca di capirmi. Come io ho accettato le tue ragioni quella volta. No. Voglio venire via con te. Seguirti. Seguirmi. Beatrice, la compagna di sempre. È quella la mia vita. Non voglio cambiarla con nessun altro. No, no, Isabella. Le nostre strade si dividono qui. E io non posso mutare idea. Ma restate almeno a Parigi. Io farò qualunque cosa per voi. A Parigi, a che scopo? Per soffrire tutti e tre, perché la piaga non si chiuda più? No. No, addio, Isabella. No, ti scongiuro. No. No. È a voi che l'affido, signore. È a voi che l'affido. No, mi dico. Enrico! Che cosa fa? Piangendo tra le braccia di suo padre. Bene, è quello che volevo. Ma qui, amici miei, anche le nostre strade si dividono. Il capitan Fracassa è morto e con lui il mio povero sogno. Non resta che il barone di Sigognac. E al barone di Sigognac non rimane che chiudersi in quella vecchia tomba del mio castello dove ci siamo conosciuti. Finale tragico non mi convince. Tragicommedia, la vita. E siccome il teatro è l'immagine della vita, deve assomigliargli come un originale al suo ritratto. Chiacchiere, chiacchiere. Intanto eccolo qui, l'ultimo dei Sigognac, prigioniero di se stesso come prima in solitudine e miseria. Peggio di prima. Ha sognato e vissuto inutilmente. A me era simpatico come capitan Fracassa. Ma quando ci si mettono di mezzo le donne. Ma perché si sono lasciati? Perché lui è tornato a confinarsi di nuovo qua giù?
A me non ha detto una parola. Lo conosco troppo. Mi è bastato guardarlo in faccia quando tornò per capire che non avrei mai dovuto chiedergli niente. Pietro, tu lo sai che io gli ho voluto sempre bene. A modo vostro, sì. A modo mio, sì. Ma non per questo il mio amore è stato meno forte e sincero. Un amore che è la mia condanna, la mia disperazione. Ma ora tutto è diverso, sai, anche per me. Pietro, tu non sei il suo servo, sei tutta la sua famiglia. Aiutami tu a fargli capire che solo noi due al mondo lo amiamo. Tutto quello che io ho è suo, fin da questo momento. E credete che basti? Toglietevelo dal cuore, perché lui non si toglierà mai dal suo, Isabella. Anche se lei non lo ama? Anche. Voi avete cessato di amarlo? E poi, che ne sappiamo di quello che è accaduto fra loro? Ha detto solo una strana frase mentre riappendeva la spada con l'aria di non volerla impugnare mai più. Ha detto alla sua spada: proprio tu, difendendo il mio unico bene, hai spento tutte le mie speranze. Ma perché questa crudeltà di non volermi vedere, parlare? Crudeltà generosa, per non torturarvi di più. Vuole spegnere le vostre speranze. Ma io ho insistito, credetemi. Io ho detto che eravate venuta qui più di una volta. Gli ho mostrato i vostri biglietti. E lui? Entro, entro per una breccia. Se esco, esco per un arco di trionfo. Io caprioleggio con delizia e voluta fra mischi e battaglie, tagliuzzando, spezzettando la volanda di punte di taglio. Io scaramento per aria i cavalli con i loro cavalieri. Io non scaramento per aria proprio nessuno, mio povero Bayard. Se è vero che non prenderò più in mano la spada dei Cicognac, tantomeno impugnerò la turlindana di Capitan Fracas. E lei era vicina a me.
e non riusciva più neanche a fingere avversione e disprezzo per la mia maschera, tanto mi amava. Oh, Isabella. Signor Barone. Che c'è, Pietro? Un gentiluomo desidera parlarvi. Un gentiluomo desidera parlarmi? Nessuno al mondo può avere qualcosa da dirmi. Come si chiama? Me l'ha taciuto. E allora? Ma vuole che sappiate che viene da Parigi. Da Parigi? E allora andiamo. L'uomo che ho ucciso. Barone, non si toglia. Se siete venuti a chiedermi ragione... Ci siamo già abbattuti due volte. Non basta? O volete uccidermi davvero? Ma eravate morto? Morto! Quando io vi ho visto andar via. È stato un miracolo, lo so. E anch'io lo considero tale. E ne ringrazio Dio. Ne sono felice per tutti e due. Solo per noi due? L'avete già dimenticata? Lui? Ma se notte e giorno... Come sta Isabella? Ah, Isabella sta bene, credo. Il principe l'ha riconosciuta, naturalmente, e lei aveva ai suoi piedi i più bei partiti di Francia. Aveva? Perché a quanto sembra ha rinunciato a tutto, ha ritrovato i compagni e ha preferito riprendere la vecchia vita con loro. Anzi, per dirvi tutta la verità, io non ho fatto che precederla. Per dimostrarvi di persona che non dovete avere più scrupoli e rimorsi. E se questo buon vecchio volesse aprire la porta, io credo che... Salute al nobile castellano! Cugina, Erode, non c'era una tradizione da rispettare? Ah, è vero! Rispettiamo la tradizione! Amici! Thank you.
Amici, voi mi conoscete svelto di mano e qualche volta anche di parola. Ma tutto questo è troppo, ecco. Io mi chiedo se non sto sognando. Se è la mia fantasia che non vi ha evocati come dei fantasmi. Come mi è successo poco fa, col duca di Vallombrosa. Ma ora che mi accorgo che non è vero, mi domando se non sarebbe meglio che stessi sognando. L'oscurità più triste, più disperata, dopo una luce improvvisa. E se Isabella ha inteso sacrificarsi per me, io non intendo. Sigognac, vorrei che mi deste tutta la vostra amicizia. E so di meritarla, tanto sono mutato. Isabella non è più per me che la più tenera e affettuosa delle sorelle. Ma mi sento ancor più responsabile della sua felicità. Noi tutti vi chiediamo scusa di questa innocente mistificazione, ma solo Isabella ha il diritto di svelarvene il motivo e il significato. Enrico, questo è un brevetto di nomina ufficiale che mio padre aveva ottenuto dal favore reale. Voi non siete più un gentiluomo senza mezzi, senza avvenire. Se voi volete, il nome di Sigognac tornerà a brillare a corti sui campi di battaglia come al tempo dei vostri anni. Isabella di Vallombrosa sarà fiera di sposare il barone di Sigognac, capitano dei moschettieri. Se il tuo orgoglio si ribella a questi favori, ecco, sono tornata a te. Con i miei compagni. E la commediante Isabella, che rinuncerà a tutto. Per sempre, canto del suo capitano della casa. Capitano dei moschettieri o capitan fracassa? Può riportare i Sigognac all'antico splendore. E questo pronipote degenere ci sta pure a pensare. Però con quel bocconcino accanto, in un modo o nell'altro. Amici miei, ho deciso. Non senza una certa esitazione. E non senza una certa commozione, perché appena vi ho visti ho sentito che io sono uno dei vostri. Un attore. Ma sono anche l'ultimo dei Sigognac. E come tale ho dei doveri. Abbiamo dei doveri. Cercate di capirmi, perché battuta più difficile non vi capiterà di più. Evviva il capitano di Sigognac! Evviva! Amici. Evviva. La vostra decisione è giusta. E non poteva essere che questa. E noi la sentivamo. Tant'è vero che vi abbiamo portato il nostro piccolo regalo di addio. Perché non fate una cosa? Perché non restate tutti qui al castello, ospiti nostri? Presto tornerà come un tempo, c'è tanta terra intorno. Andremo a caccia, inviteremo gente. La vostra proposta è generosa e vi assicuro che ci tocca il cuore. Non ci separeremo più. E sarebbe la pace e la tranquillità per tutti noi. No. No, ma noi ci rimetteremo in cammino per inseguire come sempre il nostro umile sogno d'arte. Su tavole marce di piccoli e grandi palcoscenici, ovunque ci sia la possibilità di inchinarsi dinanzi a un pubblico che e qualche volta applaude, qualche volta fischia, ma sempre, sempre ci guarda dal basso in alto e inconsapevolmente ci invidia. Un'altra ingenua e un altro matamoro prenderanno il vostro posto, ma noi non vi dimenticheremo. La memoria degli attori è buona. Ci vivrete sempre nel cuore come dei cari personaggi che non temono il tempo, né la distanza, né la morte.
Vuoi? Amici carissimi, Servina. Bravo, sei un vero cicognac, uno dei migliori. Ma lei che delizia. Thank you.